contemporanea è un intreccio cosmico di interdisciplinarietà e io l'ho sposato completamente perché ho da sempre amato attraversare le forme, i materiali e farmi condurre dalle sfumature della materia. Il processo creativo è fondamentale proprio per cucire insieme l'universo, la poetica di un artista. Quando lavoro, la prima linea che sento, che inseguo, è quella che da dentro di me esce fuori, come un gomitolo che si srotola e si apre verso l'esterno, e cerco di inseguire questa linea e vedere dove va, ma spesso si intreccia, si complica, interagisce con il mondo. La linea è l'archetipo dell'inizio di questa idea di continuità che io cerco tra l'interno e l'esterno. La mia linea disegna nei miei lavori o intreccia nelle mie sculture e a livello anche linguistico estende, streccia il potere semantico del linguaggio, perché anche il linguaggio entra poi a far parte del mio processo creativo attraverso le performance. Sento che ogni elemento del mio lavoro sta costruendo un grande corpo. Infatti l'anatomia che studio a volte si ripete anche nelle opere. Ci sono opere che io battezzo con un senso osseo, come le ceramiche. Ci sono i disegni, che invece sono la materia più fibrosa, ma anche come gli abiti. Infatti gli abiti sono sempre o dipinti, o tagliati, o cuciti, quindi rappresentano l'ultimo strato epiteliale. E quindi ogni lavoro io lo pongo, lo catalogo all'interno di una famiglia di forme, queste forme che sono la grande enciclopedia corporea di anatomia parallela.